sono emerse diverse cose dalla visitina che abbiamo fatto. Una ragazza come te che fa molta attività fisica, possiamo evitare un problema che si vede molto spesso con le protesi messe sotto il muscolo, che è l'animazione, mettendo le protesi sotto gli andulari. Sul tipo di protesi da utilizzare, esatto, ci abbiamo due grosse alternative. Quella è la prima, cioè vedi la protesi è come una cupoletta, e invece questa qui è l'altra alternativa, cioè una protesi a goccia, noi la chiamiamo in gergo tecnico anatomica, per cui ha un effetto più naturale, riempie meno il polo superiore e più il polo inferiore. Per cui scegliamo una protesi che ha un'altezza, vedi questa c'ha tre misure, un'altezza media, per cui riempie abbastanza anche sopra, e direi come proiezione alta, così riusciamo anche un pochettino a esagerare un pizzichino col volume, che è quello che desideriamo. Okay. Vediamo come ti sta, sulla base di quello diciamo scegliamo la protesi più adatta. Questo è tutto. Innanzitutto abbiamo una buona copertura della protesi, che è la cosa più importante, diciamo qui sul polo superiore abbiamo almeno quasi 3 cm di copertura, che ci danno una garanzia che diciamo il bordo superiore della protesi rimanga molto camuffato e non si abbia un effetto estremamente visibile. Okay. Bene, vediamo un pochettino quanto hai di base, che è una misura fondamentale che poi ci dà un'indicazione precisa sul tipo di protesi che dobbiamo utilizzare. Allora io direi 11,5 è la tua base, va bene. Vediamo poi 11,5 qui dove finiamo, delle misure meno qui. Prende per capire il tipo di protesi. Diciamo, questo solco che si crea sotto il seno si trova quasi in una posizione corretta, lo abbasseremo di un pochettino, lo portiamo circa un centimetro più in basso di dov'è, perché vogliamo chiaramente che l'areola e il capezzolo si trovino sull'apice del nuovo cono della nuova mammella, non stiano né troppo in basso né troppo in alto. Allora, sono venuto qua, i consensi li abbiamo firmati, ti faccio le foto preoperatorie e poi... No, ho dimenticato le protesi. Dai. Scherzo! Allora, adesso, giorno dopo l'intervento, c'è la fasciatura, quella è normale, reggiseno sotto, perciò io direi che noi ci vediamo domani pomeriggio, d'accordo? Così togliamo tutto questo, diciamo, questa fasciatura e ti mettiamo una cosa molto più leggera. Allora, selvaggia, siamo al primo mese e mezzo dopo l'intervento, perciò io direi che ormai si è stabilizzato benissimo, guarda. Le cicatrici sono perfette, guarda, e la forma è spettacolare. Quando abbiamo fatto 3 mesi dall'intervento,